Ciao ragazzi, Andrea Pedrazzini, Goats Plan Basketball, e benvenuti al primo video di come diventare una brava ala forte. Se volete vedere le serie precedenti, le trovate sul canale. Il numero 4 è un lungo, ma non così tanto lungo o non così tanto statico. Quindi la prima caratteristica deve essere la velocità di piedi. Quindi devo lavorare molto sulla coordinazione, sulla capacità di muovermi velocemente e sul movimento anche laterale per aiutare in difesa. Partiamo dalla difesa, quindi mi possono succedere due cose. La prima è che il mio allenatore in difesa sul pick and roll mi chiede di fare show, quindi di farmi vedere al palleggiatore per poi tornare dentro. Aiuto e recupero. Devo chiaramente essere veloce, quindi devo allenarmi su questo tipo di situazione, un paio di palleggi e poi tornare indietro. Se siete un numero 4 con i piedi lenti, bisogna lavorare sugli scatti, sui cambi di ritmo, sui cambi di velocità. La seconda situazione che potrebbe succedermi è che sono già abbastanza bravo con i piedi e mi venga chiesto di cambiare sul pick and roll. Allora dovrò essere in grado di tenermi a un braccio di distanza, ma stare attivo sui piedi e possibilmente non solo avere una buona reattività, ma anche cercare io di direzionare l'avversario sui suoi punti deboli. Un'altra cosa che mi può capitare, in cui mi serve la rapidità di piedi, è il gioco a zona. Spesso cosa deve fare il numero 4? Deve fare o il pendolo sulla linea di fondo, oppure doversi alternare col centro per arrivare bene in punta. Se io arrivo velocemente in mezzo angolo e in lunetta, rispetto a un centro che proverà a chiedere la palla in questa zona perché è più statico, più alto, più grosso, potrò sicuramente ottenere possibilità di fare canestro di più. Per il primo episodio siamo arrivati alla fine. La rapidità di piedi in attacco e in difesa, chiaramente non parametrabile alle guardie ma parametrabile ai pari ruolo, deve essere una vostra componente fondamentale se giocate da numero 4. Nei prossimi episodi andremo a vedere come utilizzarla nelle zone di campo in cui ci potrebbe capitare di avere il pallone.